Ciao amiche, volevo mostrarvi le gambe che ho acquistato questa mattina, ma prima di questo volevo dirvi che ho intenzione, se siete d'accordo, di farvi un tutorial di Swarovski. Sono 5 anni che creo con i Swarovski e faccio gioielli da 5 anni e mi piacerebbe condividere la mia passione con voi creando un tutorial, ma non il solito semplice tutorial, ma qualcosa di un po' più difficile, un modo per fare creazioni più vistose. Sempre se siete d'accordo e mi lasciate commenti, in base a quello che voi decidete, io farò un tutorial. E ora vi mostro le gemme. Queste sono quelle che ho acquistato questa mattina. Nel sacchetto già erano colorate e si vede. Questi sono i loro colori. E queste sono le tre che ho modificato io, i colori con lo smalto, e ve le faccio vedere più da vicino. Questa è la verde, che ho messo lo smalto bianco per dargli questa tonalità, e questo è l'originale colore. Poi c'è questa trasparente e io ho messo uno smalto argento e si vede un po' perlano. Poi c'è questa. Questa sarebbe questa qui originale, cioè, dipinta con lo smalto e di questa tonalità. Ho uno smalto perlato usato. L'effetto è bellissimo. Infatti c'è molta differenza tra non luce e con lo smalto che gli dà più un punto luce di colore. Questa invece che ho trovato di colore scuro dentro al sacchetto, non so se cambierò colore o meno, ma è molto particolare e mi ha incuriosito, mi ha dato un'idea, non so. In più ho ordinato delle gemme ovali che non le avevano nei negozio e le ho ordinate.